Buongiorno, bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Giulia e questo è un video unboxing del sito BBCraft. Nuova collaborazione, ho scelto, se non erro, 6 prodotti. Aspettate che controllo la bolla. Sì, ok, sono 6 prodotti. Questa è la bolla con tutti i prodottini che ho scelto. Sul sito di BBCraft le spedizioni sono gratuite se ovviamente acquistate i prodotti per 25 dollari. Ci sono davvero, davvero tantissime tipologie di perline, minuteria. Adesso ha inserito nel loro sito, hanno inserito anche le Miyuki, le perline della Miyuki. Se non erro anche le Gem Duo, credo di aver visto. Comunque ci sono davvero tante cose interessanti. Adesso vi mostro nel dettaglio cosa ho preso. Questo è tutto il pacco. Aspettate che... Eccolo qua. Sono 6 prodotti, ma il pacco è bello voluminoso e pesante, soprattutto. Allora, vi mostro cosa ho scelto. Apro il Purple. Il pacco è arrivato esattamente questo qui in 15 giorni lavorativi e niente, adesso vi mostro tutto quello che ho scelto. Il primo prodotto sono queste, questo è il codice. Dicevo, sono delle perline in conchiglia di acqua dolce, sono colorazione una sorta di rosa. Sì, rosa con tanti riflessi all'interno. Misurano 18x12 e sono spesse all'incirca, sì, sui 4 mm. Sono davvero carine, poi ognuna è diversa dalle altre, vedete? Ve le mostro un po' tutte, fanno dei bellissimi riflessi, guardate. Qualche foro, vi dico, qualche foro è un pochettino impreciso, però per incastonarle sicuramente non si noterà questa cosa. Però alcuni, diciamo, sono perfette, altre presentano il foro in quel modo, vedete? Diciamo, con l'incastonatura tutto questo non si nota, ma se volete lavorarle al wire, ovviamente il foro si nota, a meno che non fate qualche decorazione appunto sul lato alto e basso della pietra. Niente, queste poi le andrò a farci qualcosina. Per il momento non ho alcuna idea, però volendo uno la incastona al peyote e poi fa lavorare la fantasia. Poi, secondo prodotto, ho preso questo. Questo è il codice. È una catena strass da 2 mm. Aspettate che la apro, prendo le forbici. Rieccomi, allora era bella incartata, c'era anche la pellicola, comunque è stupenda, davvero molto molto bella. Guardate com'è luminosa, mi sa che sono 10 metri perché la bobina è bella, bella piena. Guardate che bella, io non vedo l'ora di lavorarla al bead embroidery. Che è davvero uno spettacolo. E tra l'altro, non so se vedete, tra un castone e l'altro lo spazietto è davvero minuscolo, quindi credo che la resa sui lavori sarà davvero stupenda. E poi sono luminosi tantissimo, non è in Swarovski, ma è tutto uno scintillio, è semplicemente vetro, ma davvero bellissima, è molto molto lucida. Poi è piccina piccina, non so se è da 2 mm, è piccolissima. In passato ne avevo prese diverse anche dai pakistani, di questo genere così a catena, solo che non mi piaceva il fatto che tra un castone e l'altro c'era tanto spazio e quindi anche nei lavori, anche se andavi a cucire i castoni vicini, c'era quello spazio che non mi piaceva affatto. Questo sicuramente avrà, come dicevo prima, una resa spettacolare ai lavori e non vedo l'ora anche questa di lavorarla. Il codice è questo qui. Poi, come vi ripeto, tutti i link ve li metto anche nell'info box. Poi, altro prodotto è questo. Questo è il codice. È una box di Pandal Elite, questa già l'ho aperta quindi tolgo le forbici. Ok,
c'è appunto la scatoletta in plastica e all'interno, scatoletta bella consistente, e all'interno sono presenti esattamente 15 cabochon in pietra. La misura di questi cabochon è esattamente 25 x 16 mm, ok, e ne sono davvero diverse. Adesso le posiziono tutti quanti qui ed eccole qua, sono esattamente 15 gocce. Allora, questa è l'occhio di tigre, bellissima, poi c'è la pietra del sole, è spettacolare, cioè non mette neanche a fuoco talmente che è luminosa. Ed eccola, questa anche è stupenda, la pietra della luna, credo che si chiami così, perdonatemi ma non conosco i nomi di tutte quante, al momento non ricordo. Questa sicuramente è malachite, poi turchese, bella con queste venature, questa sinceramente non so il nome. Voi sapete il nome di questa e di questa qui? A me, io non le so. Non le so proprio queste qui. Neanche di questa. Particolare questa qua. Questa dovrebbe essere opalite. Questo credo che sia agata. Insomma, queste sono tutte le goccine. Poi ho preso questo kit per la resina. Questo è il codice. All'interno ci sono tante tante cosine. Adesso che sono tutte belle incastrate. Allora, innanzitutto questo dosatore in silicone, che questo genere qui è ottimo, mi piace, perché poi dopo la resina si stacca facilmente dal silicone. Poi, aspettate che tolgo tutto dalla bustina. Ok. Poi, ovviamente ci sono queste pipette, questi cosini di legno per andare a girare la resina. Sinceramente con questi non mi trovo bene, con questi qua di legno. E sicuramente le utilizzerò al limite per prelevare il pigmento dalle cialde. E poi ci sono i proteggi dita, questo è. Poi c'è la foglia oro argento e queste due che sono spettacolari, una è bronzo e l'altro è oro con questi riflessi all'interno, che è davvero qualcosa di indescrivibile. Stupende tutte e quattro, quindi ho foglia oro ovunque. E poi ci sono tre tipologie di fermagli per capelli, c'è questo rettangolare, c'è questo più grande in questo modo, e poi c'è anche questo qui che è diverso appunto come forma da questo, molto molto bello. E poi all'interno, ovviamente, oltre allo stampo per poter creare il vostro fermacapelli particolare, ci sono ovviamente anche le clip in tutte e tre le dimensioni, c'è appunto questa, c'è questa forma qui e c'è questa qui allungata, e se non erro sono 6 per forma. Sì, aspettate che le conto insieme a voi. Sì, sono 3, 4, 5 e 6. Sì, sono 6 per tipologia. E poi, aspettate che faccio un po' di spazio così vi mostro le ultime due cosine che ho scelto. Ok. Ho preso un po' di ecopelle. Dico un po' perché davvero un po', un bel po'. Allora, questo, ecco qua, non so come mostrarvi. Ecco qua, questo è il codice del primo set in ecopelle, perché ne ho presi esattamente 2. Questo è il primo. Adesso vi mostro l'ecopelle, la tolgo dalla busta. Di questi non mi sono scritta la misura. Aspettate che prendo un metro da sarta, eccolo qua,
E vi dico esattamente la misura. Allora, questo misura 34 per 20. Si nota? Eccolo qua. Sì, anche un po' di più di 20. Davvero dei fogli belli ampi, 34 per 20, e c'è in diverse tonalità. C'è il rosso. C'è il rosa, poi il vetro è fatto in questo modo, vedete? Dicevo, c'è il rosso, c'è questa sorta di rosa bello, bello acceso, c'è blu, bordeaux, giallo, questo che è spettacolare, sorta di turchese, poi c'è bianco, viola, stupendo. Io adoro questo colore. Che in telecamera non so se rende, sembra un po' più blu elettrico dalla telecamera. Però è un bel viola bello intenso. Poi c'è rosa, un rosa molto tenue. C'è questo color cuoio, bellissimo anche questo. C'è nero. E c'è quest'altra tonalità di marrone. Che è bello scuretto, e questo ovviamente questo era il mio. Quelli più scuri, il retro sono fatti in questo modo, sono più scuretti. Il resto sì, sono tutti quanti chiari. Sì. Eccetto le tonalità proprio quelle più scurette. Il resto hanno il fondo bianco. Molto molto belle, cioè non vedo l'ora di lavorarle e di dirvi appunto la resa. Sono belle corposine. Con queste ovviamente voglio ricoprire i lavori in bead embroidery, il retro dei lavori. E tra l'altro sul sito c'è scritto che questi pellami possono essere ovviamente utilizzati anche per andare a creare qualcosa a mano, che volendo si può realizzare una simil pochette o borsettina andando a cucire a mano il pellame. E adesso vi mostro anche l'altro, questo lo appoggio qui, vi mostro l'altro set che ho scelto, questo anche è spettacolare, questo è il codice ed eccolo qua, e questi sono ovviamente pazzerelli. Cioè, è uno spettacolo, cioè lo adoro. Davvero stupendo. Aspettate che vi mostro tutti quanti, perché anche qui sono diversi fogli. Anche questo lo vedo bello grande, vi dico anche di questo la misura. Allora, 30, sì, la misura è 30. Per anche questi, sì, 20. Ok. Si nota? Si nota. Ok. Cioè, questo è spettacolare. È glitterato, cioè è un amore. Io poi adoro questi colori. A parte che si nota anche dal mio finale, cioè dei video. Il retro è fatto sempre con questa sorta di garza. Poi vi ho spoilerato già quello di dietro, che è tipo scagliette, sempre tutto bello glitterato. Poi ovviamente vi mostro anche il retro. C'è questo che è più acceso, vedete la differenza? Il celeste sono dei colori un po' più forti, più intensi. Poi c'è questo anche stupendo, con i toni del blu, nero, viola. Oddio, questo che bello! Con il rosa, sempre tutto glitterato. Questo pure è bellissimo, con i toni del celeste, del rosa, del lilla. Sono tutti quanti differenti. Poi c'è i cuoricini, molto carino anche questo. Con l'arancio, arancio giallo-verde. Sono bellissime queste sfumature. Un altro con i cuoricini. E poi questo che è uno spettacolo, tipo coda di sirena. Sono
Cioè, bellissimo. Una sirena rainbow. Stupendi, cioè uno più bello dell'altro. Ve li metto tutti quanti vicino così vi mostro le varie sfumature, sempre se riesco. Ma questi già me li immagino lavorati, cioè uno spettacolo. Questi è anche un peccato che stanno sul retro della creazione. Al limite con questo qui farci dei lavoretti, come vi dicevo prima, dei piccoli portamonete. Guardate che belli, cioè tutte le varie nuance. Stupendi. Dicevo, sono 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, sono 10 fogli di questi qua. Stupendo. C'è uno più bello dell'altro. Questi sono un po' più consistenti. Ovviamente sarà anche il fatto che hanno i glitter, quindi restano un po' più rigidi, tra virgolette, al tatto, anche se sono sempre, cioè, più consistenti, neanche rigidi, non è la parola adatta, vedete? Questo è un po' più morbidino, questo è un po' più, è leggermente di qualche millimetro, un po' più corposo, ecco. Cioè, questi volendo li potrei utilizzare anche come tappetini, perché io molte volte compro l'ultra suede oppure le copelle e poi dopo mi ritrovo che non li utilizzo, ma li utilizzo appunto come tappetino. Mi trovo benissimo. Infatti questi hanno tantissimi anni questi tappetini e mi ci trovo sempre benissimo. Infatti dovrei ricambiarlo perché è zozzissimo e vorrei cambiarlo con uno di questi. Ma poi dopo sotto le perline si notano, secondo voi, se come sfondo metto questo colore sfavillante? Cioè, è bellissimo come tappetino. Al limite un colore chiaro tipo questo qua, come tappetino per le perline. Non lo so, datemi un consiglio. Quale utilizzo? Questo che è un amore o uno tinta unita? Ovviamente tonalità chiare, non fucsia, perché sennò davvero le perline dopo si perdono. Va bene ragazze, scusate se questo video è lunghissimo. Io come sempre vi saluto. Seguiranno due tutorial in collaborazione con BBCraft. Per chi volesse collaborare con BBCraft, vi lascio il link in descrizione. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!